La serietà e l'affidabilità e la lealtà del ministro Crosetto non può essere messa in discussione. Se ha lanciato quelle allarmi, ha degli elementi al di là di ciò che è noto da riferire. Lui stesso ha detto che è pronto ad andare in antimafia, al Copasir, per riferire elementi di cui è venuto a conoscenza. Dopodiché è un fatto che la magistratura, in parte piccola, media, sia stata, come dire, attinta dal morbo della politicizzazione. Viceversa, tanti fatti in questi anni non sarebbero successi. Ne cito uno per tutti: la sentenza Stato-mafia, la cosiddetta trattativa, è un soufflé che si è sgonfiato, ma per 25 anni sono stati tenuti in ostaggio pezzi dello Stato, pezzi pregiati dello Stato, per un'indagine a Cassazione ha frantumato, relegandola a nozione storiografica piuttosto che penale. Basterebbe questo per pensare che c'è qualcuno in questo paese, nella magistratura, che con mia ragionevole certezza è animato da spirito ideologico e politico e non soltanto in ossequio all'articolo 101 che dispone che il magistrato sia soggetto soltanto alla legge. Non è un caso che questa settimana mercoledì il gruppo deciderà sull'inchiesta del mastro? Andrei un caso o è uno scontro più... I tempi della magistratura molto spesso c'è un'abitudine anche in passato che si sovrappongono a quelli della politica. La cosa peggiore da fare è politicizzare l'udienza di mercoledì e farla tutt'uno con le polemiche di questi giorni. Sono due cose che devono andare su binari separati. I giudici che decideranno su Del Mastro avranno una serenità che non deve essere in alcun modo intaccata dalle polemiche che stiamo registrando in questo giorno.